Beh, è sempre meraviglioso recitare Pirandello perché, secondo me, ma non soltanto secondo me, è uno dei più grandi autori teatrali del Novecento. Io di Pirandello ho recitato quasi tutto. Ecco, questo mi mancava, perché questo è il romanzo più bello che abbia scritto Luigi Pirandello, è un romanzo del 1926. Quindi non nasce come spettacolo teatrale, nasce come romanzo, da cui abbiamo tratto questi due atti, io e il regista Antonello Capodici, regista di questo spettacolo, abbiamo lavorato di buona lena e onestamente non sapevamo, non sospettavamo minimamente che potesse incontrare il favore del pubblico in maniera così eclatante, perché dovunque noi si vada è un successo clamoroso. È un mix di tantissime cose, una bella compagnia, un testo straordinario, un titolo straordinario che si studia nelle scuole, per cui già il titolo attrae moltissimo, una bellissima realizzazione scenografica. Insomma, è uno spettacolo da godere dall'inizio fino alla fine, siamo arrivati all'85esima replica, è 2 anni che giriamo, stasera approdiamo in questo meraviglioso teatro dove io non ero mai stato, la prima volta che debutto qui a Lamezia Terme, e devo dire siamo felicissimi. Io sono stracontento perché recito un ruolo, anche se molto pesante, perché dall'inizio fino alla fine è perennemente in scena e non esce mai dalla scena anche per prendere un respiro, quindi è molto faticoso. Ma è una fatica ripagata con tantissima soddisfazione, perché alla fine noi vediamo che il pubblico non esce da teatro, contrariamente a tantissime altre volte, perché quando si chiude il sipario dell'ultimo atto la gente corre perché ha premura di andare a prendere la macchina, di andarsi a ritirare, per cui ci sono le corse attraverso i corridoi. Qua no, la gente sta ferma ad applaudire con il sorriso sulle labbra di compiacimento perché esce soddisfatta, e quindi questo per noi è un premio bellissimo. Sono proprio io, questo apparso nello specchio, quando vivendo non mi vedo. Sì, il naso che mi pende verso destra, le sopracciglia ad accento circonflesso, l'orecchia destra un po' più sporgente dell'altra. I personaggi di Pirandello, le donne soprattutto, sono molto scomode, perché si portano dietro delle storie che poi sono anche le storie personali dell'autore, che aveva delle difficoltà con l'emisfero femminile, quindi la moglie, la figlia, l'amante, erano sempre rapporti turbolenti, per cui i personaggi di Pirandello femminili sono molto complicati da mettere in scena. In questo caso sono due donne completamente diverse, perché abbiamo Dida, che è la moglie di Vitangelo Moscarda e che rappresenta un po' quella che fa scattare il dubbio della sua, delle sue imperfezioni fisiche, che poi diventano imperfezioni del pensiero e dell'io, e poi c'è Anna Rosa, che fondamentalmente è l'alter ego di Vitangelo Moscarda, quindi del protagonista, in quanto rappresenta la sua follia e lei si rispecchia in lui, per cui è un personaggio molto divertente da fare e con delle inquietudini notevoli, ecco, che si parla di pazzia, Scusi signore. Sì. Quando parlo, per caso, contraggo inavvertitamente la palpebra dell'occhio sinistro. Per bacco se la contrae. 50 anni senza saperlo mai. Sì, ma anche lei però non è... Lo so, guardi, lo so. Ah. Lo so. Ho il naso che mi pende verso destra, ho le sopracciglia da centro circonflesso. E la gamba destra un po' più arcuata dell'altra. Lo so! Lo so!